finita la stagione dell'anno scorso, io non avevo dubbi di tornare a Catanzaro. Avevo detto al mio procuratore, avevo parlato col direttore, col presidente ed ero sicuro al 100% di venire. È stata un po' lunga la trattativa, un po' complicata, però per fortuna, grazie al presidente, al mister, a tutti, al direttore che mi hanno voluto fortemente, io non avevo assolutamente dubbi andare da un'altra parte, ho deciso di rimanere qua. Io vivo a Catanzaro, mi trovo benissimo, la gente per me vedere lo stadio pieno in trasferta che ci sono tantissime persone per me è un'emozione perché ripeto, secondo me in C squadre seguite come la nostra, come Catanzaro, ce ne sono pochissime e poi la gente è calorosa, è quella che piace a me, io sono siciliano quindi la pensano un po' come me su alcune cose. L'esordio con la Reggiana è stato, era un po' più piccolino, diciamo che c'era mister Mangone, dopo un qualche allenamento con la prima squadra mi ha inserito dentro e diciamo che è stata una bella emozione perché a 16 anni entrare nei professionisti è stata veramente una bella soddisfazione. Sicuramente diciamo che è stata la prima volta tra i professionisti come parte integrante della squadra perché ero lì, che ero andato lì per giocare, mi aveva voluto la società e ho fatto tante partite, ho fatto anche bene e diciamo che mi ha dato una direzione verso la mia strada. Parlato, mi hanno detto che era una squadra, una città molto calorosa che ha sempre fatto serie maggiori e giustamente la città, i tifosi ci aspettano tanto e noi faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo. Persi l'anno scorso c'è il rammarico incredibile soprattutto perché abbiamo persi, come hai detto tu, ai playoff. Il rammarico rimane, però io sinceramente voglio cancellare quei momenti e ripartire da adesso che secondo me è la cosa più positiva. Questo lo lascio dire agli altri giocatori che sono. Io faccio il massimo, impegno al 100%, mi alleno bene e poi la gente dirà. Io a questa maglia tengo e ci tenevo sin dal primo minuto, dal primo giorno che sono arrivato qua. Adesso sono qui e io per questa squadra, per questi tifosi che sono qui, che ci seguono da tutte le parti, farò il massimo e se ci saranno problemi, diciamo che c'è stata una settimana un po' così travagliata, parleremo e ci confronteremo, però io sono sicuro che i tifosi ci staranno vicino sempre e noi faremo il massimo per farli contenti, questo sono sicuro. Ma quest'anno spero che a fine anno sia il momento più bello della mia carriera. Io direi tutte bravissime persone, bravissimi allenatori, però io parlo per il mister che ho adesso, il mister che mi ha voluto qua e credo che sia un ottimo mister, un mister che tiene a tutti 24 perché siamo una squadra tutta fatta di bravissimi giocatori e credo che io dico Moriero. We'll be right back.
compagni sono legato di più a Russotto, Scuffia. Con tutti vado d'accordissimo, però diciamo questi due sono quelli che vado più d'accordo, perché con Scuffia ci vivo, con Andrea si è instaurato un bel rapporto, che usciamo molto spesso, andiamo a prendere un gelato, lui viene a casa mia, e quindi si è instaurato un bel rapporto con tutti e due. E sono contento davvero di questa cosa. Sogno nel cassetto, ce ne sono tanti sogni, però se parlo a livello calcistico sicuramente il sogno è andare in Serie B col Catanzaro. Nella vita personale non ho sogni perché sto bene, spero che non succeda niente, diciamo che la mia famiglia sta bene, queste cose. Ciao tifosi del Catanzaro, seguite Web TV ufficiale e stateci vicino. Volevo ringraziare Giuseppe Gesualdo e il suo negozio, come si legge qua, Art Store. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, cellulari, ricariche, computer, venite da lui che vi farà un buon prezzo, non vi preoccupate. Parola di Chiara.